Ciao, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal Web. Oggi ti mostrerò un altro meraviglioso prodotto Cecotec. Sto parlando del sottovuoto Selvac Steel. All'interno del pacco andremo a trovare la macchina sottovuoto, un rotolo per chiudere gli alimenti, dei fogli, delle buste già tagliate e quel tubicino trasparente che andate a vedere che serve per fare il sottovuoto ai barattoli. Ma prima di passare al video, ragazzi, voglio dirvi un po' la descrizione di questo prodotto. La macchina Selvac Steel della Cecotec svuota e sigilla per mantenere freschi gli alimenti fino a 5 volte in più. Ottiene il miglior sigillo grazie alla sua grande pressione sottovuoto e alla sua grande velocità di suzione. Inoltre, Selvac Steel facilita le cose col suo dispensatore del rullo, il suo cutter movibile integrato e i suoi 4 modi di funzionamento. 4 modalità di funzionamento automatico combinabili per adattarsi a tutti gli alimenti, configurabile per umido o secco, resistente o delicato. Ha degli indicatori luminosi di funzionamento, un pulsante stop per interrompere il processo e un design elegante e una qualità professionale, ovviamente sempre del marchio Cecotec. Adesso vi mostro in questo video, ragazzi, la facilità con cui si può fare un sottovuoto con questa bellissima macchina. Buona visione e io vi saluto, a presto! Dopo aver spacchettato, adesso vi mostrerò la funzionalità di questo sottovuoto, come vi dicevo, marca Cecotec. Allora, il prodotto si presenta così, è molto semplice, si apre e ha questa valvola blu che serve per tagliare le carte che adesso vi mostro quali sono. Allora, all'interno del pacco andiamo a trovare questo rotolo, che è un rotolo per sottovuoto. Questa pompetta che serve per il sottovuoto dei barattoli e questi fogli che sono già stati tagliati, ma nient'altro sono che i rotoli del sottovuoto. Abbiamo questi due pulsanti blu, uno a destra e uno a sinistra. Servono per chiudere e aprire la nostra macchina con un semplice clic. Così si chiude. E così l'abbiamo aperta. Ecco qua. Vi dicevo, è molto facile. Qua all'interno, all'esterno, scusatemi, della nostra macchina abbiamo i vari tipi di pulsanti, ma quello che a noi ci interessa è questo qui, che serve per fare il sottovuoto. Quando la macchina ha smesso di funzionare, emetterà una luce, rossa che dirà che il sottovuoto è stato effettuato. Eccoci qua con la prova sottovuoto. Io avevo questo salame e quindi decidiamo di metterlo nella nostra macchina e farlo sottovuoto. Siccome il prodotto è veramente poco, ho deciso di ritagliare la busta. Ecco qua. Tramite sempre questo aggeggio qui, potete tagliarla tranquillamente. Ora, ecco qui, mettiamo la busta. Chiudiamo. Ricordatevi sempre di premere questi due gancetti laterali. Ecco qui. E adesso andremo a premere il pulsante. Di questo. Ecco qua, questo è il suono che ci ha avvisato che il sottovuoto è stato fatto. Apriamo sempre dei due gancetti laterali ed eccolo qui, imbustato. È ottimo per potersi consumare quando vogliamo, perché comunque sappiamo che il sottovuoto non crea muffa e soprattutto non fa venire i batteri nei nostri alimenti. Bene, con questo ho concluso il mio video. Vi ricordo sempre di andare giù nell'info box e cliccare il link che vi metterò per poter vedere questo prodotto o anche altri prodotti, sempre marchio Cecotec. Io vi ringrazio come sempre e vi auguro una buona giornata. Ciao da Angela!